Allora, quello che andiamo ad imparare oggi è questo punto. È un punto che è perfetto secondo me per delle copertine, delle mantelle, ma anche delle pochette. E, insomma, è un punto molto versatile. Può essere realizzato in monocolore, può essere realizzato in molti colori o, come nel mio caso, in abbinamento di tre diversi colori. E l'abbinamento io l'ho deciso perché è molto più facile che voi possiate comprendere in questa fase lo schema. Infatti, se vedete, i ventagli colorati sono sempre sovrapposti e lo stesso succede per i ventagli bianchi che sono sempre sovrapposti. Quindi diciamo che l'utilizzare i due colori è anche utile proprio al fine del tutorial. Per realizzare questo punto dovete avviare un numero di maglie multiplo di 6. Io in questo caso ne ho avviate 24, mentre questa il campione che vedete qui è di 36, quindi ne ho avviate 24 e dopo aver avviato 24 maglie eseguo una catenella per girare. A questo punto voi dovete considerare che lo schema si andrà sempre a ripetere, quindi tutti i giri di andata saranno eseguiti in un modo, tutti i giri di ritorno saranno eseguiti nello stesso modo. Quindi guarderemo insieme due o tre giri e poi sicuramente voi riuscirete ad andare avanti molto tranquille e molto serene. Allora, dopo aver eseguito la catenella per girare, nella prima maglia io vado ad eseguire un punto basso in questo modo. A questo punto salto due maglie di base, quindi queste due io vado a saltarle e vado nella terza maglia a lavorare 5 maglie alte. Quindi vi ricordo che la maglia alta si lavora in questo modo: si carica il filo sull'uncinetto, si inserisce all'interno della maglia di base, si estraggono i primi due cappi e si estrae il terzo. Io devo eseguire questa lavorazione 5 volte nello stesso punto di base, che infatti vedrete si andrà ad allargare, a creare una sorta di asola. Quindi ne ho già eseguiti due, eseguo il terzo, eseguo il quarto ed infine eseguo il quinto. Questo fondamentalmente è il mio primo ventaglio. Se lo sovrappongo alla mia lavorazione, come potete vedere, è il mio primo ventaglio. Cosa faccio a questo punto? A questo punto io vado a saltare nuovamente due punti di base e nel terzo lavoro una maglia bassa. Quindi semplicemente prendo il filo, lo ricarico sull'uncinetto ed estraggo. Questo è il primo ventaglio che noi abbiamo realizzato. Andiamo avanti la lavorazione fino ad arrivare alla fine delle nostre catenelle proprio in questo modo, vale a dire nuovamente salto due punti di base e nel terzo vado a lavorare 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. Cosa succede a questo punto? A questo punto faccio proprio quello che avevo fatto in precedenza, quindi salto due maglie di base e nella terza lavoro una maglia bassa, un punto basso. In questo modo, nuovamente vado a saltare due maglie di base e nella terza lavorerò 5 maglie alte. Siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo
4 ventaglietti, chiudo il lavoro andando nella prima catenella che avevo realizzato e eseguendo una maglia bassa. A questo punto io cambio colore anche per semplicità. E per cambiare colore, non abbiamo ancora parlato, esistono vari metodi. Qualcuno esegue un cappio e lo inserisce all'interno. Io solitamente lascio sempre i fili liberi per poi chiuderli alla fine del lavoro. La cosa importante che dovete sapere quando andate a cambiare il colore è che quest'ultimo punto voi dovete prenderlo già col colore nuovo. Quindi io mi trovavo in questa situazione. Ok, era la mia ultima maglia bassa, estraggo già il colore verde. Se ce la faccio, estraggo già il colore verde. Comunque è ovvio che se volete, se siete insomma le prime armi, a questo punto qui voi potreste già realizzare un nodino, due nodini, qualcosa che insomma vi permetta di fermare il lavoro per stare un po' più tranquille. Quando poi sarete un po' più esperte, sicuramente questa cosa non sarà necessaria, ma potrete andare ad affrancare i fili tutti insieme. Quindi io comunque adesso vi faccio vedere, così per io a questo punto eseguo un nodino e sono sicura di aver fermato il mio lavoro. Ci troviamo quindi a questo punto. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Abbiamo eseguito i nostri 4 ventaglietti e a questo punto, come vi ho detto, saliamo con 3 catenelle. Una, due e una, tre, in questo modo. Andiamo a recuperare quella che era la maglia bassa che aveva permesso di chiudere il giro precedente, e in questa maglia bassa noi lavoriamo 2 maglie alte. Voi considerate che questa cosa si ripeterà sempre in ogni giro che qui vedrete colorato, che possiamo chiamare giro dispari. In ogni giro dispari si ripeterà un inizio con 3 catenelle e 2 maglie alte. Ora noi dobbiamo andare, come potete vedere, a sfalsare i ventaglietti. Quindi, a parte che io ho preso il filo sbagliato, quindi mi scuso e ricomincio. Tanto male non fa. Siamo arrivati a questo punto. Ok. Eseguiamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e in quella che era la maglia bassa di chiusura del giro precedente noi realizziamo 2 maglie alte in questo modo. Una e due. Ora, per sfalsare i ventaglietti, dal momento che il centro del ventaglietto precedente era questo e la maglia bassa di chiusura del ventaglietto era questo, laddove io mi trovo il centro del ventaglio devo realizzare una maglia bassa. Quindi realizzo una maglia bassa. Scusate. Laddove invece avevo la maglia bassa, io vado a realizzare le mie 5 maglie alte. Quindi una, quindi due, e così vado a realizzarle tutte e 5, una, due, tre, quattro e cinque. Da adesso in poi procedo proprio come ho fatto al giro precedente, quindi salto 2 maglie di base e nella terza, che se vedete corrisponde col centro del ventaglietto del piano di sotto, lavoro una maglia bassa. Salto 2 maglie di base e vado a lavorare 5 maglie alte.
vedrete che a parte la partenza, diciamo, e la partenza dai due lati, ecco, per intenderci, poi tutta la lavorazione procede in un modo molto molto automatico. Come potete vedere, i ventagli si stanno appunto sovrapponendo l'uno all'altro di colori diversi, ma appunto sfalsati. Io a questo punto devo semplicemente andare a chiudere il giro, quindi ho fatto una maglia bassa. Vado a recuperare la prima maglia e qui lavorerò tre maglie alte, quindi una, due e tre. Questo è quello che abbiamo ottenuto fino ad ora. Adesso lasciate perdere tutti i fili volanti. Cosa dobbiamo fare a questo punto? A questo punto cambiamo nuovamente il colore, quindi secondo la tecnica da voi preferita, come vi ho suggerito prima, estraete il colore nuovo. Allora, arrivati alla fine del giro, io ho appunto nuovamente estratto il mio nuovo colore. Se volete, eseguite come prima un nodino per tenere fermo il filo. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fondamentalmente far sì che si vada a ripetere lo schema che si è ripetuto col bianco. Quindi io col bianco devo ripetere lo schema del bianco. E come vado a ripeterlo? Vado a ripeterlo appunto facendo una catenella per salire, giro il lavoro, e dal momento che il mio ventaglio bianco fa centro qui, quindi su questa maglia bassa, è qui che andrò a lavorare le mie 5 maglie alte. Quindi fondamentalmente ripeto esattamente, io poi sbaglio sempre filo, quindi ripeto esattamente lo schema che avevo ripetuto, che avevo eseguito, diciamo, nel primo giro. Che faccio qui? Salto due maglie e lavoro una maglia bassa. Che faccio qui? Salto due maglie e lavoro 5 maglie alte. Questo schema va a ripetersi all'infinito, finché non finisce la quarantena. Ora cerco il centro, una maglia bassa, ora cerco il centro del ventaglietto sottostante, sempre quello bianco, ed eseguo 5 maglie alte. Andrò poi a chiudere il giro con una maglia bassa. Proprio come ho fatto nel giro precedente. In questo punto vado a lavorare una maglia bassa. Come potete vedere, il lavoro sta venendo fuori. Cambiamo nuovamente il colore. Quindi, come vi spiegavo anche prima, quando è saltata la comunicazione, estraete direttamente col colore nuovo, lavorate 3 catenelle e in questa maglia, la prima maglia bassa, lavorate 2 ventaglietti.
a maglia alta, ovviamente, nello stesso punto. Quindi 1 e 2. Ora saltiamo 2 punti e lavoriamo una maglia bassa. Ora saltiamo 2 punti e lavoriamo 5 maglie alte nello stesso punto di base. Vedete che al di là di tutti questi fili che penzolano, capirete veramente con estrema semplicità come realizzare la cosa. Quindi 4, 5, salto 2 maglie, capito proprio nel centro, salto 2 maglie, capito in quella che nel giro precedente era la maglia bassa e lavoro 5 maglie alte. Alla fine salto 2 maglie e vado a lavorare i miei ultimi 3 ventaglietti a punto alto, mi raccomando. Trovo il filo rosso, eccolo qua. Ho lavorato i miei 3 punti alti. Siamo di nuovo a dover cambiare colore, quindi estraiamo col bianco in questo modo. Ok, nel primo punto lavoriamo. Nel primo punto che ci troviamo qua, quindi lavoriamo una, lo sto prendendo il filo giusto? Vedi, no? Questo è il filo giusto. Nel primo punto lavoriamo una maglia bassa e poi andiamo avanti. 5 maglie alte dove nel giro rosso c'era la nostra maglia bassa. 3, 4, 5, 2 punti di base, maglia bassa. E voilà, chiudo il giro con una maglia bassa. A questo punto questo filo che carico sull'uncinetto dovrebbe essere nuovamente verde per tornare indietro con il giro verde. Come vedete sono uguali, ci sono tutti questi fili che forse un po' confondono, però la lavorazione è molto semplice e io vi consiglio di imparare a farla perché veramente rende tantissimo. Per il resto vi saluto, così come ve l'ho detto la scorsa volta, auguro in bocca al lupo a tutti noi e a tutta l'Italia e a tutti in generale. E un grande bacio dalla Buro, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale se le cose vi interessano. Baci baci, ciao!